Buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo incontro informativo del ciclo I falsi miti sui disturbi dell'alimentazione. Durante gli scorsi incontri abbiamo affrontato la credenza secondo la quale i disturbi dell'alimentazione siano causati esclusivamente da un rapporto disfunzionale con i genitori. Poi ci siamo anche occupati della credenza per cui i disturbi dell'alimentazione interessino soltanto soggetti di sesso femminile in età giovanile. Questa sera invece ci concentreremo sull'ultimo dei falsi miti che ci siamo proposti di discutere insieme a voi e ci occuperemo del falso mito "Non basta la forza di volontà". Questo perché? Perché nella nostra esperienza clinica spesso le persone che soffrono di una problematica alimentare fanno fatica, molta fatica a chiedere aiuto, e spesso portano, questa forte credenza, no, di potercela fare da sole, magari anche grazie solo alla propria forza di volontà. E altrettanto spesso, quello che noi notiamo è che le persone vicine a chi soffre di un problema alimentare considerano quest'ultimo come se fosse un capriccio o anche una scelta personale. Ecco, è nato da qui il nostro interesse per questo ultimo falso mito. Perché? Perché gli studi scientifici invece dimostrano che intanto il disturbo dell'alimentazione si configura come una vera e propria problematica di natura psicologica e la remissione da questa problematica è possibile attraverso l'aiuto di professionisti che sono specializzati nell'offrire dei trattamenti validi, dei trattamenti efficaci che vanno ad affrontare i meccanismi di mantenimento del problema alimentare. Ok? Quindi oggi ci soffermeremo su questa parte, quindi avremo una prima parte dell'incontro, in un primo momento l'equipe andrà ad illustrare le linee guida per orientarsi nella scelta di trattamenti validi ed efficaci. Invece, in un secondo momento, come di consueto, dedicheremo uno spazio alle domande da parte del pubblico. Inizio presentando i professionisti dell'equipe, CIP Milano Navigli. Abbiamo con noi la dottoressa Ilaria Riboldi, medico-psichiatra. Buonasera. La dottoressa Maria Luisa Colantonio, psicologa. Buonasera a tutti. Abbiamo la dottoressa Laura Zagarese, psicologa. Buonasera. La dottoressa Martina Tramontano, psicoterapeuta, Buonasera a tutti. la dottoressa Laura Ranzini, psicoterapeuta, Buonasera. e infine la dottoressa Chiara Ramponi, dietista. Buonasera a tutti. Benissimo, allora iniziamo con una prima domanda che rivolgo alla dottoressa Tramontano. Partiamo dalla credenza di farcela da soli. Farcela con la propria forza di volontà. Come e perché può ostacolare l'inizio di un percorso di cura per le persone che soffrono di un disturbo dell'alimentazione? Sì, grazie della domanda. Credo che prima di rispondere nello specifico sia importante un po' fare una premessa, nel senso che i disturbi alimentari sono un problema molto diffuso nel nostro paese, soprattutto nell'ultimo periodo, però in realtà la conoscenza di questi disturbi è ancora scarsa e quindi la maggior parte delle persone, anche quelle che ne soffrono, i loro familiari, conoscono poco questo problema. E proprio questo consente a una moltitudine di informazioni inadeguate di diffondersi e di generare confusione e quindi poi anche false credenze, tra cui quella appunto di cui abbiamo parlato, secondo cui il disturbo alimentare sia la conseguenza di una scelta personale o comunque connessa alla forza di volontà e non il frutto di un disturbo psicologico. Questa credenza, come un po' tutte le credenze, ritardano la scelta della persona a chiedere un aiuto professionale e quindi poi influenzano negativamente la possibilità di guarigione, perché come evidenziano la maggior parte delle ricerche, più tardi si inizia un trattamento e minori sono le possibilità di guarigione. Inoltre,
questa credenza connessa un po' alla forza di volontà aumenta anche la resistenza alle cure stesse, perché i disturbi dell'alimentazione sono sempre un po' caratterizzati da una natura egosintonica dei sintomi, nel senso che le persone che ne sono colpite non pensano di avere un disturbo, ma trovano molto spesso nella magretta, nel controllo dell'alimentazione, delle forme corporee, in realtà una sorta di soluzione ad alcuni problemi che possono essere sia individuali sia interpersonali. Quindi le pazienti si sentono in controllo, forti, speciali, sicure, e quindi proprio credono di avere forza di volontà e di poter anche poi smettere di controllare quando vogliono. L'unico aspetto che viene visto in maniera negativa sono le perdite di controllo, proprio perché vengono associate ad una perdita di forza di volontà. Quindi molto spesso quando c'è questo aspetto le pazienti chiedono aiuto, però soltanto con l'obiettivo di eliminare le perdite di controllo e di riappropriarsi un po' di quella forza di volontà nel controllare l'alimentazione che avevano prima e che credono di poter avere sotto controllo. Poi anche nei casi in cui le pazienti decidono, nonostante queste credenze, di rivolgersi ad uno specialista, la credenza di potercela fare da sole comunque ostacola l'ingaggio nel trattamento e soprattutto va a minare lo sviluppo di una solida relazione terapeutica collaborativa. Per questo, da un punto di vista proprio dei professionisti, degli specialisti che si occupano di questi disturbi, credo che importantissimo sia prestare molta attenzione all'ambivalenza del paziente, adottando quindi uno stile terapeutico che mostri empatia, comprensione, che tenga conto di questa natura egosintonica dei sintomi, che stili speranza, ma soprattutto anche che fornisca un quadro chiaro sia di che cos'è il disturbo, di quali sono i processi e anche di quello che il trattamento comporta. Per quanto riguarda sempre la credenza, alcune volte capita che non ce l'hanno i pazienti, ma ce l'hanno solo i familiari, e anche in questo caso funge da un fattore di ostacolo, perché credere che il disturbo dell'alimentazione sia autoprovocato e che per guarire quindi basta solo la forza di volontà sfiducia la persona a chiedere aiuto, non fa apprezzare gli sforzi che fa per il cambiamento e non permette di capire il suo punto di vista, di comprenderla. Infatti capita che molto spesso le pazienti si sentano sole, sentono di dover lottare in silenzio, e quindi questo le porta un po' ad abbandonare l'idea di poter guarire, di poter affrontare questo disturbo. Quindi cioè in generale credo che un passo fondamentale per mettere un po' in discussione queste credenze sia l'importanza di informare, di far sì che familiari e pazienti conoscano sempre di più di questo disturbo e anche dei trattamenti efficaci per affrontarlo. Ok, bene, grazie. E adesso mi sposterei invece più sulla questione capriccio, no? Tante volte ci sentiamo, no, che i familiari, ma anche per riferito degli stessi pazienti, no, ci sia questa credenza che il problema alimentare sia frutto di un capriccio, no? Quindi passo la parola alla dottoressa Ranzini, che ci spiega un pochino perché invece il disturbo alimentare non è un capriccio. Sì, grazie. Sicuramente questo è un tema molto importante, perché appunto arriva anche un po' alla nostra attenzione clinica, a volte da parte dei familiari o interiorizzato dagli stessi pazienti. Però appunto i disturbi alimentari sicuramente non sono un capriccio e non sono un qualcosa che si può risolvere con la sola forza di volontà, perché sono delle problematiche che hanno proprio degli specifici meccanismi di mantenimento. Facciamo alcuni esempi. Allora, diciamo che il nucleo psicopatologico delle problematiche alimentari è l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione. Questo vuol dire che le persone si giudicano il proprio valore principalmente, in alcuni casi addirittura esclusivamente, su questi temi del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione. Questo aspetto così importante su cui si basa il proprio valore porta a avere alcuni comportamenti tramite cui la persona cerca appunto di gestire le sue preoccupazioni, come la dieta ferrea oppure
la dieta ferra, che può essere sia, diciamo, in termini di restrizione calorica, quindi limitare la quantità di cibo assunta, sia cognitiva, ovvero cercare di ridurre e di eliminare alcuni cibi. La dieta ferra a sua volta può portare al sottopeso, quindi anche allo sviluppo di sintomi da malnutrizione, oppure ad episodi di abbuffata, secondo un meccanismo tutto nulla, tanto ormai a causa appunto di queste regole estreme rigide, per cui deviando dalle regole si ha poi un episodio di abbuffata, che può essere a sua volta gestito da meccanismi, da comportamenti di compenso come vomito, lassativi, esercizio fisico. Vediamo un pochino, quindi questo un po' per dare un po' un'idea di come funziona il problema alimentare, vediamo un pochino tutti gli aspetti che sono proprio dei meccanismi di mantenimento. Abbiamo detto che alla restrizione può conseguire il basso peso e, come diceva già prima la dottoressa Tramontano, la persona che raggiunge il basso peso non lo vive come un problema, ma si può sentire forte, speciale, in controllo, e quindi il basso peso viene vissuto come una conquista e porta ulteriormente a rinforzare la dieta ferrea, quindi mantiene la dieta ferrea e la restrizione. Anche i sintomi da malnutrizione, quindi gli effetti dovuti proprio al basso peso, alla malnutrizione, alla restrizione, possono a loro volta essere dei meccanismi di mantenimento. Per esempio, facciamo alcuni esempi, l'isolamento sociale è un sintomo da malnutrizione e va a mantenere ancora di più l'aspetto centrale della valutazione di sé basata sul peso e sulla forma del corpo, proprio perché se io sono più isolata non farò delle esperienze che mi permettono di avere altri aspetti su cui valutarmi, e continuerò quindi in modo ricorsivo a valutarmi quasi esclusivamente sul peso e sulla forma del corpo. Oppure, come effetto della malnutrizione, ci può essere la sensazione precoce di pienezza, quindi la persona si sente piena anche dopo aver mangiato molto poco. Questa sensazione porta però la persona a concludere di aver mangiato troppo, perché appunto sentendosi piena ha il pensiero di ho mangiato troppo e quindi devo ulteriormente restringere, quindi anche qua rinforza la dieta ferrea nuovamente. Oppure possono provare un aumento della fame come sintomo da malnutrizione, e anche questo preoccupa, aumenta le preoccupazioni, quindi la volontà di restringere per non perdere con l'idea di non perdere il controllo e non lasciarsi andare a questa fame. Così come l'aumentato rischio di avere delle abbuffate porta ulteriormente a rinforzare la dieta ferrea. Altri aspetti sono per esempio il fatto che come sintomo da malnutrizione ci può essere anche un effetto sul tono dell'umore, quindi ci possono essere dei sintomi, diciamo, depressivi che portano, diciamo, la persona ulteriormente a valutarsi sul peso e sulla forma del corpo, appunto perché l'autostima peggiora, non si hanno magari dei contesti diversi su cui valutarsi. Abbiamo poi detto che la dieta ferrea può portare alle perdite di controllo e alle abbuffate, e anche qui le abbuffate diventano un meccanismo di mantenimento perché mantengono le preoccupazioni, preoccupandomi di nuovo restringo, quindi sempre in un circolo ricorsivo. Le persone poi che presentano per esempio dei comportamenti di compenso avranno un ulteriore meccanismo di mantenimento, proprio perché il fatto di poter vomitare, utilizzare lassativi, fare esercizio mi può portare ad allentare il controllo sull'alimentazione, quindi a favorire gli episodi di abbuffata. Quindi sono meccanismi di mantenimento che nel corso della psicoterapia vengono analizzati, discussi, affrontati, e come avete potuto capire sono molti e appunto sono molto potenti e mantengono il problema alimentare. Per questo è ancora più evidente come non è assolutamente un capriccio, un qualcosa che si possa risolvere, come abbiamo detto, con la buona volontà, ma al contrario necessita proprio di un intervento psicoterapico specialistico. Esatto, che vada intanto in un primo momento a identificare quali meccanismi di mantenimento, no, tra quelli che ha citato la dottoressa Ranzini, operano nel singolo paziente, e poi proprio intervenire specificamente su quelli, no, che possono essere anche diversi tra un paziente e l'altro. Esatto, facendo poi un intervento che sia
cucito sulle caratteristiche di ogni singola persona e delle problematiche che presenta, quindi esatto, andandoli in primo luogo ad analizzare, a discutere e poi ad affrontare con un intervento specifico. Ecco, infatti adesso veniamo un po' all'intervento, ma ancora prima un passetto indietro a quella che invece è l'importanza di una presa in carico multidisciplinare. E questo si sente, no? Si sente dire spesso, è importante che il problema alimentare venga affrontato da più professionisti, no? E quindi chiedo alla dottoressa Ramponi di illustrarci perché è importante una presa in carico multidisciplinare e anche quali sono le ragioni perché si possa scegliere un'equipe non eclettica. Grazie Rosaria e buonasera a tutti. Innanzitutto, allora, appunto, per trattamento multidisciplinare si intende una pratica clinica che è basata su un approccio integrato tra diversi specialisti. Ognuno dei vari specialisti fornisce il proprio contributo in base alle proprie competenze. E nello specifico dei disturbi alimentari il trattamento prevede diverse figure, tra cui il medico psichiatra, lo psicoterapeuta, lo psicologo e il dietista o nutrizionista. E questo approccio è molto importante per alcuni motivi. Innanzitutto poiché facilita il trattamento e la gestione dei pazienti, specie dei pazienti complessi o quelli che sono gravemente in sottopeso oppure gravemente in sovrappeso. Poi, appunto, grazie appunto al contributo delle diverse figure, permette di affrontare sia la psicopatologia specifica del disturbo alimentare e di lavorare sui fattori di mantenimento attraverso il percorso psicoterapico e poi permette la riabilitazione nutrizionale, favorendo, se necessario, la normalizzazione del peso corporeo. Infine, il trattamento permette anche di mettere le basi per prevenire le ricadute, permettendo così l'ottenimento di un risultato che sia duraturo nel tempo anche al termine del trattamento, dopo anni in seguito al termine. Questa efficacia però viene ottenuta se a lavorare su questi obiettivi vi è un'equipe multidisciplinare non eclettica, che è composta ovvero sì da diversi professionisti con competenze differenti tra di loro, ma professionisti che parlano la stessa lingua e che condividono quindi lo stesso approccio e lo stesso orientamento teorico. Infatti in questo modo, pur lavorando su obiettivi specifici, il linguaggio utilizzato con il paziente è il medesimo. Infatti, il rischio dei trattamenti multidisciplinari tradizionali ed eclettici, ovvero quelli che sono che non hanno una teoria comune, che non sono guidati da una teoria, è proprio quello che ogni membro dell'equipe segua la propria, con l'unico scopo di raggiungere il proprio obiettivo terapeutico. Il rischio conseguente è quello che il paziente in questo modo possa ricevere cure, indicazioni e strategie che sono tra di loro differenti e addirittura contrastanti, sentendosi così disorientato. E questo potrebbe inficiare negativamente sull'efficacia del trattamento, sia in termini di durata del trattamento stesso che di durata a lungo termine di mantenimento di obiettivi conseguiti. Quindi proprio per questi motivi è importante che il trattamento sia portato avanti da un'equipe multidisciplinare, però un'equipe non eclettica, che condivide quindi la stessa teoria, lo stesso approccio. Bene, grazie. Venendo adesso ai trattamenti, quali sono le indicazioni generali riguardo i trattamenti specifici per i disturbi dell'alimentazione? Ce ne parla la dottoressa Colantonio, prego. Sì, allora, grazie mille per la domanda. E la scelta del tipo di trattamento è un passo fondamentale da fare con molta attenzione e accuratezza, perché appunto ricevere un trattamento che possa essere inadeguato potrebbe causare la cronicizzazione o il peggioramento del disturbo dell'alimentazione. Pertanto è fondamentale ed è necessario orientarsi verso trattamenti la cui efficacia è basata su ricerche scientifiche. E nel 2017 l'Istituto Nazionale per l'Eccellenza Clinica ha pubblicato le ultime linee guida internazionali che
sono appunto importanti per identificare, valutare e trattare i disturbi dell'alimentazione durante sia l'infanzia, l'adolescenza che l'età adulta. Queste linee guida, che si chiamano appunto NICE, proprio per l'Istituto Nazionale per l'Eccellenza Clinica, fanno riferimento al Ministero della Salute del Regno Unito e sono state appunto elaborate dopo un'attenta analisi della letteratura scientifica internazionale e della valutazione del rapporto costo-efficacia, e rappresentano proprio un punto di riferimento a livello internazionale nei trattamenti d'eccellenza per il disturbo, per i disturbi alimentari, la cui efficacia è stata proprio dimostrata da rigorosi studi clinici. E queste linee guida indicano come trattamenti di prima scelta, allora, principalmente la CBTE. La CBTE, la terapia cognitivo-comportamentale, e sta per enhanced, ovvero migliorata, la quale viene raccomandata per tutte le categorie diagnostiche di disturbi alimentari e per tutte le età. E appunto l'obiettivo di questo trattamento è affrontare il nucleo psicopatologico, che è l'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Oltre alla CBTE vengono raccomandati altri trattamenti, ad esempio per adulti con bulimia o con binge eating disorder, le linee guida consigliano un trattamento di autoaiuto guidato, sempre di stampo cognitivo-comportamentale, e le linee guida appunto affermano anche che se questo non risultasse efficace raccomandano la CBTE. Mentre per adulti con anoressia consigliano e raccomandano il mantra. Il mantra è una terapia cognitivo interpersonale che va a affrontare le problematiche interpersonali che contribuiscono al mantenimento del disturbo alimentare. E sempre riferiscono appunto che se non è efficace consigliano la CBTE. Mentre per gli adolescenti con anoressia o bulimia, le linee guida raccomandano il trattamento basato sulla famiglia, che l'obiettivo è di favorire il controllo genitoriale per la normalizzazione del peso. E se questo non risultasse efficace, sempre consigliano la CBTE. Quindi, concludendo, l'evidenza clinica ha permesso di affermare quanto la CBTE sia una terapia di elezione per il trattamento della psicopatologia alimentare grave e complessa, con appunto una popolazione clinica sia adulta che anche per adolescenti. E qui appunto presso il CIP di Milano noi seguiamo e attuiamo questo tipo di trattamento. E questo, diciamo, principalmente andiamo a racchiudere quello che dicono le linee guida che favoriscono i trattamenti che sono stati dimostrati come efficaci. Bene, grazie alla dottoressa Colantonio che ci ha fatto una panoramica rispetto a quelle che sono, no, le linee guida specifiche per i disturbi dell'alimentazione. Ci ha parlato un po' della CBTE, quindi chiederei alla dottoressa Zagarese di illustrarci in maniera generale, ecco, una visione globale della CBTE. Ok, grazie mille per la domanda. Allora, in accordo con quanto riferito anche precedentemente dalla mia collega, la dottoressa Colantonio, e oggi tra i vari trattamenti ritroviamo appunto la CBTE, ma andiamo a approfondire un attimo che cosa si intende, prima di tutto con la definizione CBTE. Come diceva anche la dottoressa Colantonio, CBTE vuol dire appunto terapia cognitivo-comportamentale migliorata, e con questo ci riferiamo proprio ad un particolare protocollo che nasce dalla CBT, cioè dalla teoria cognitivo-comportamentale, e si propone di trattare specificamente i disturbi alimentari. Già intorno agli anni Ottanta, diciamo che Fairburn, quindi il professor Fairburn in Inghilterra, aveva fatto sì che praticamente la sua CBT, cioè vale a dire appunto la sua teoria cognitivo-comportamentale, fosse considerata, ed era già stata considerata negli anni Ottanta come all'interno di quello che era il panorama scientifico, come una delle terapie sicuramente più influenti ed efficaci nei trattamenti di soprattutto delle problematiche alimentari. Solo nel 2000 però, presso il centro credo di Oxford, questa CBT fu modificata in CBTE appunto, al fine di superare quelle che erano delle difficoltà proprie di una diagnosi medico-categoriale, come ad esempio quelli che possono essere dei viraggi continui tra una diagnosi e un'altra.
Comunque la CBTE possiamo dire che si basa effettivamente su una teoria cognitivo-comportamentale definita transdiagnostica. E questo che vuol dire? Cognitivo-comportamentale intanto riguarda proprio la componente cognitiva. La componente cognitiva quindi è definita come alla base dello sviluppo e del mantenimento delle condizioni psicopatologiche, un po' come appunto ci avevano fatto comprendere le mie colleghe precedentemente. E con transdiagnostica si riferisce proprio al fatto che questa tipologia di teoria è applicabile a tutte le categorie di disturbi alimentari. Quindi, secondo quella che è la formulazione della CBTE, il disturbo alimentare è visto un po' come un macro ombrello che racchiude tutte le possibili diagnosi dei disturbi alimentari e che prevede appunto come al centro, come il cuore pulsante effettivamente di tali disturbi alimentari, come dicevano anche le mie colleghe, è appunto questa eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo. Pertanto, quindi, se generalmente le persone tendono a valutare e a valutare se stessi e la propria vita secondo diverse aree di vita, quindi diverse un sistema di valutazione complesso, un po' come se vedessimo, diciamo, diverse fette di una stessa torta che sono composte quindi da scuola, lavoro, sport o famiglia, effettivamente si nota che chi è affetto dal disturbo alimentare tende ad autovalutarsi in maniera predominante in base al controllo che ha sul peso e sulla forma del corpo o sull'alimentazione, appunto. Secondo quest'ottica, questa componente autovalutativa, che sicuramente può essere definita come disfunzionale, determina la maggior parte, diciamo, di sia quelle che sono delle componenti comportamentali associate alla problematica alimentari, come la restrizione calorica, e sia, diciamo, ulteriormente si è associate anche a delle componenti cognitive come il perfezionismo patologico o una bassa autostima nucleare. Quindi attraverso quella che è un'equipe multidisciplinare, la CBTE prevede come proprio paziente e terapeuta lavorino insieme, così come in una squadra, al fine di superare la problematica, e quindi stesso al paziente è richiesto quello di essere un partecipante attivo all'interno del proprio cambiamento. E in generale comunque si può dire che il protocollo prevede quindi come vi sia un trattamento della durata tra le 20 e le 40 settimane, un po' in base essenzialmente alla condizione di sottopeso del paziente, e genericamente questo trattamento è composto in tre fasi. In un primo passo si prevede appunto il recupero del peso con l'obiettivo di comprendere e condividere proprio la condizione appunto patologica. In un secondo passo affrontare quelli che sono i meccanismi di mantenimento ed infine poi in un terzo passo comprendere i fattori scatenanti così da prevenire le possibili ricadute. Bene, quindi in generale abbiamo visto gli elementi, no, che caratterizzano il protocollo di cura CBTE. Ecco, ora in merito appunto ai trattamenti, quali sono i dati della letteratura scientifica? Quindi chiedo alla dottoressa Ripoldi, esperta di letteratura scientifica tra di noi sicuramente più di tutti, ecco, che qual è lo stato dell'arte, cosa sappiamo oggi sui trattamenti efficaci per i disturbi dell'alimentazione? Grazie. Sì, allora io volevo partire dicendo appunto che sicuramente come per tutte le altre patologie organiche psichiatriche esistono, come diceva già la dottoressa Colantonio, esistono delle linee guida per il trattamento dei disturbi alimentari. Ovviamente le linee guida si basano sui dati di letteratura. Dati di letteratura cosa vuol dire? Vuol dire che sono stati condotti degli studi, in particolare nel caso specifico degli studi che hanno messo a confronto un tipo di psicoterapia con altri tipi di psicoterapia o un tipo di psicoterapia versus nessun tipo di psicoterapia per vedere effettivamente quali fossero più efficaci. Ci tengo a dire che i risultati in letteratura su questo argomento sono molto eterogenei, perché fate conto che non è facilissimo condurre degli studi su trattamenti psicoterapici, perché non è facile
utilizzare dei gruppi ampi di popolazione clinica perché c'è il rischio di dropout e quindi è anche molto più difficile rispetto a studi che riguardano per esempio la componente farmacologica. Quindi io in realtà parto un po' dall'aspetto appunto linee guida, nel senso che, come diceva la dottoressa Colantonio, esistono delle linee guida specifiche, quelle più utilizzate a livello europeo sicuramente sono le NICE, in particolare la versione del 2017. Ne esistono anche di altre, ci sono quelle americane, quelle neozelandesi e australiane, però diciamo che sono tutti concordi nell'andare a identificare nella psicoterapia il gold standard del trattamento dei disturbi alimentari, quindi sicuramente la psicoterapia è necessaria. Ci tengo anche a dire che invece dal punto di vista farmacologico non esistono farmaci che vengono indicati per il trattamento del disturbo alimentare nello specifico, o meglio, i farmaci vengono utilizzati per il trattamento dei sintomi corollari come possono essere ansia, deflessione dell'umore, impulsività, per esempio. Esiste soltanto un farmaco che è indicato nello specifico per il disturbo alimentare, in particolare per la bulimia nervosa, che è un antidepressivo. Per il resto la psicoterapia fa da cardine a tutto il trattamento e ovviamente l'aspetto multidisciplinare è molto importante, tant'è che se noi andiamo a leggere nelle linee guida NICE vediamo che ci sono anche delle indicazioni per esempio dal punto di vista proprio nutrizionale specifiche per i disturbi alimentari. Io più che andare a indicare, diciamo, dei dati, dei numeri di letteratura, volevo fare un breve confronto tra due che sono le forme, come diceva la dottoressa Colantonio, anche le forme di psicoterapia più utilizzate in realtà per il trattamento, che sono la terapia cognitivo-comportamentale ENHANCED, che è utilizzata sia negli adulti che nei giovani, negli adolescenti, e poi un'altra terapia specifica per DCA che viene utilizzata in realtà più che altro per gli adolescenti, che è la Family Based Therapy, una terapia proprio basata sulla famiglia. Come dicevano già le mie colleghe, la CBTE è stata creata proprio per i disturbi alimentari, inizialmente era specificamente utilizzata in pazienti adulti che non avessero un BMI inferiore a 15, quindi poi trattati a livello ambulatoriale, poi in realtà grazie anche al Centro Italiano di Lagarde è stata sviluppata invece una forma specifica per i ragazzi e per gli adolescenti con un'età superiore ai 12 anni. Diciamo che la CBTE parte un po' da quello che è il costrutto della CBT, per cui chiaramente è una psicoterapia di tipo individuale che si basa estremamente sulla collaborazione tra lo psicoterapeuta e il paziente, quindi tutti i passaggi devono essere condivisi con il paziente e il paziente deve avere controllo della situazione. Questa poi vediamo è una grande differenza tra la CBTE e invece la terapia basata sulla famiglia. Quindi la malattia disturbo alimentare non è considerata come qualcosa di estraneo al paziente, ma il paziente la malattia fa parte comunque del costrutto del paziente, quindi è una cosa che chiaramente si può risolvere, però lavorando su se stessi. La terapia invece basata sulla famiglia, che è stata sviluppata sempre in realtà nel Regno Unito, al Maudsley Hospital, che è un ospedale di Londra negli anni 70, è una terapia che invece si basa sul fatto che il giovane, cioè a parte che è specifica appunto per gli adolescenti, si basa sul fatto che il giovane non ha controllo della malattia, cioè come se la malattia lo controllasse, quindi in realtà punta molto sull'aiuto della famiglia, in particolare sui genitori, anche se poi anche i fratelli vengono coinvolti, però sono i genitori che devono un po' controllare l'alimentazione del giovane paziente, quindi si perde tutto quello che è l'aspetto della condivisione del programma, o meglio, chiaro, viene anche condiviso con il paziente il programma, però è molto tutto molto sul controllo esterno, e anche proprio la disturbo alimentare viene rappresentato come qualcosa di esterno, in modo che anche i genitori che si trovano un po' in una situazione in cui devono gestire l'alimentazione abbiano questo rapporto con la malattia, cioè cerchino appunto, cioè, un rapporto di controllo, anche a volte scontro con la malattia più che con il figlio adolescente. Quindi queste sono un po' le due differenze. Diciamo che sicuramente in alcuni casi la terapia familiare basata sulla famiglia ha ovviamente ha dei risultati scientifici, quindi funziona, è una terapia molto famosa, molto utilizzata, però ecco è abbastanza distante da quello che è il concetto del coinvolgimento del paziente nella decisione attiva sulla terapia,
e probabilmente anche un po' di differenze su quello che poi è il trattamento e la possibilità di ricadute a lungo termine, che perché è chiaro che la consapevolezza è un pochino maggiore nella CBTE. Quindi questo è quello che mi sentivo di dire. Poi sì, i dati della letteratura specifica ce ne sono sempre in aggiornamento. Chiaro che, ripeto, sulla componente terapia, psicoterapia sono molto meno specifici che su altre branche, insomma, della medicina. Va bene, grazie. Okay. Grazie a te, Ilaria. Bene, allora abbiamo concluso questi interventi da parte dei professionisti del CIP Milano Navigli, questa prima parte dell'incontro, e ci avviamo verso la seconda parte. Quindi vi diamo la possibilità, se lo volete, di scrivere delle domande in chat, così vi potremo rispondere. Usate pure la chat, quindi fate pure delle domande scritte. Allora, c'è una domanda che non è in chat ma nell'altra sezione di domande, che riguarda i campanelli di allarme. Quali sono i principali campanelli di allarme che possono essere notati da chi sta intorno a chi ha un problema alimentare? Chi vuole rispondere? Martina? E posso iniziare io, poi ovviamente se qualcun altro vuole intervenire. Sì, allora i campanelli di allarme riguardano tanti aspetti. Sicuramente quello che si può notare è come la persona cambia la sua personalità, cioè che tendenzialmente la persona tende un po' a isolarsi, ad avere degli sbalzi d'umore, ad essere più irritabile e quindi inizia anche a mostrare meno interesse verso tutte le attività che invece prima lo interessavano. Questo più da un punto di vista generale del comportamento. Poi ovviamente si possono, altri campanelli di allarme sono dei cambiamenti riguardo l'alimentazione. Quindi la persona può iniziare, non so, a fare una dieta, oppure può iniziare a evitare alcuni cibi, evitare le cene fuori, oppure avere dei comportamenti un po', diciamo, più nascosti, misteriosi, quindi dice che mangia fuori, però in realtà poi non mangia, oppure alcune volte si chiude in bagno dopo i pasti, cioè ci possono essere tutti questi aspetti da monitorare, che sono, diciamo, dei campanelli d'allarme, o anche un interesse per l'attività fisica eccessiva, quindi l'aumento di esercizi anche fatti a casa, l'aumento di volte che si va in palestra, cioè tutti i cambiamenti che riguardano personalità, alimentazione, attività fisica costituiscono dei campanelli di allarme da tenere monitorati. Ok, grazie Martina. Allora chiedo a Chiara se vuole aggiungere una parte, no, dal punto di vista nutrizionale, no? Eventualmente quali sono gli indicatori a cui prestare attenzione? Ok, sì, allora, oltre a quelli già citati, quindi una variazione dello stile alimentare, ad esempio magari alcuni alimenti che un tempo piacevano e venivano consumati tranquillamente, poi iniziano ad essere evitati con magari la scusa, definiamola così, del non mi piacciono, non mi vanno. Oppure un altro aspetto che può essere un campanello d'allarme che avviene in seguito è anche la variazione di peso, un calo ponderale, già citato andare in bagno subito dopo il pasto, oppure un altro campanello che può far scattare, accendere un pochettino la lampadina, e anche un maggiore interesse
alla cucina, alla lettura di libri di ricette e allo spendere anche magari tanto tempo per preparare piatti elaborati che però poi non vengono consumati, piatti che sono dedicati agli altri componenti della famiglia. Ok, qualcun altro vuole dire qualcosa? Dottoressa Colantoni. Eccomi qua, sì. Altri campanelli d'allarme che mi possono venire in mente sono anche a volte appunto le persone che iniziano ad esordire con un disturbo alimentare possono riportare notevole disagio durante situazioni conviviali con gli amici, ovvero quando ci sono situazioni in cui si ordina tutti insieme possono riferire un notevole disagio, senso di inadeguatezza e anche possono esprimere sia agli amici ma anche ai familiari, iniziare ad esprimere la propria insoddisfazione per il proprio corpo, e questo sta anche a, a significare che possono aver interiorizzato un ideale di magrezza che può causare appunto una notevole insoddisfazione per il proprio corpo, che li può portare poi a intraprendere una dieta restrittiva, che è il maggiore fattore di rischio che rappresenta l'esordio. Esatto, quindi sicuramente c'è anche qualcosa che si può osservare nelle occasioni sociali, no? Un comportamento che cambia, un disagio che si può notare, può essere abbastanza evidente, no? O un cambiamento comportamentale in quelle occasioni, occasioni di buffet, occasioni in cui comunque sono implicati, no? Delle esposizioni verso il cibo. Ok, grazie. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Eccolo qui. Cristina ci chiede, un campanello d'allarme può essere anche il controllo delle calorie sulle confezioni degli alimenti, per esempio un ragazzo di 13 anni. Prego. Allora, sicuramente può essere un comportamento a cui prestare attenzione, perché come diciamo comportamento si configura come diciamo un check delle calorie, che è un modo check delle calorie, delle etichette, eccetera, un modo per appunto avere il controllo rispetto all'alimentazione. Poi dietro potrebbe esserci magari una preoccupazione rispetto al peso e alla forma del corpo, quindi chiaramente è un aspetto a cui prestare attenzione, tenendo conto anche un po' di tutti gli altri aspetti che sono stati citati dalle colleghe, perché indica comunque una preoccupazione verosimilmente rispetto all'alimentazione. Ok, altre domande? Abbiamo una domanda da parte di Giulia. Volevo chiedere com'è che viene gestito il passaggio con il paziente da una terapia basata sulla famiglia, quindi minor controllo sulla malattia, a una terapia cognitivo-comportamentale che, come avevate detto, prevede una piena consapevolezza e controllo della propria malattia. Ilaria, vuoi rispondere tu? Sì, ma allora sicuramente quando si, questa per l'esperienza che io, perché chiaramente io sono medico psichiatra, quindi non gestisco la psicoterapia, però quello che posso dire è che ogni volta che si parte da un tipo di terapia diversa, non soltanto per i disturbi alimentari, ma in generale, un tipo di psicoterapia con approccio diverso, è chiaro che non si butta via tutto quello che è stato fatto prima, ma si cerca un po' di fare il ragguaglio con quelli che sono gli elementi, la consapevolezza presa, e poi comunque si parte un pochino da zero. È chiaro che se io faccio tanti anni di un tipo di psicoterapia senza grossi risultati, sarà più difficile poi passare a un altro tipo di psicoterapia. Questo, infatti, ha senso trovare subito la psicoterapia, la forma di psicoterapia più adatta. Questo è quello che mi sento di dire.
Certo, poi nel caso poi, appunto, di questi passaggi, quello che è fondamentale è creare un raccordo con i curanti precedenti, no? Del percorso precedente, quindi capire quali sono stati gli ostacoli, quali sono state le difficoltà, ma anche, come diceva la collega, andare a individuare quali sono stati i risultati raggiunti, no? E quindi poi creare un ponte di collegamento dando delle informazioni su quello che è il nuovo approccio, le nuove procedure che verranno proposte, le nuove strategie, eccetera, no? Eventualmente poi di una terapia di tipo diverso. Se qualche collega vuole aggiungere un intervento, c'è spazio. Io sono d'accordo con quanto è stato detto, nel senso che è chiaro che è importante condividere con il paziente il razionale, il perché vengono proposte delle procedure differenti, quindi inquadrare il tutto all'interno di un riferimento teorico, appunto valorizzando quello che è stato fatto fino a quel momento, che avrà avuto un'efficacia e sarà stato utile, quindi quella parte molto importante va valorizzata, e impostando però un nuovo percorso che può dare magari altri risultati, può permettere di raggiungere altri obiettivi. Bene, vediamo se ci sono altre domande. I familiari come possono diventare una risorsa? Quindi ci spostiamo più sull'ambito del supporto da parte di genitori, fratelli, sorelle, anche zii, nonni, ecco, chi a vario titolo è intorno alla persona che soffre di un problema alimentare. Prego, Martina. Allora, diciamo che il disturbo dell'alimentazione, anche se investe una persona, in realtà poi investe l'intera famiglia. E proprio perché investe l'intera famiglia, i familiari, da genitori, nonni, fratelli, possono diventare sia una risorsa ma anche un ostacolo per il trattamento e quindi poi per la modalità con cui verrà affrontato il disturbo. Quindi credo che il modo in cui possono diventare una risorsa è sicuramente avere un atteggiamento empatico e di comprensione verso la persona, un po' diciamo come abbiamo enfatizzato prima anche nei confronti del terapeuta, perché comunque bisogna capire che molto spesso i pazienti non si rendono conto, non vedono i problemi come sintomi e quindi per loro è già faticoso arrivare a considerarli un problema. Quindi l'empatia, la comprensione, cercare di mettersi diciamo, nel loro punto di vista è fondamentale, come conoscere il disturbo, i processi di mantenimento e quindi avere ben chiaro di cosa si sta parlando. Poi possono essere di supporto cercando di creare all'interno dell'ambiente familiare un ambiente più sereno, un clima caldo, in modo che il paziente possa essere meno in ansia, soprattutto durante il momento dei pasti, quindi evitare di fare qualsiasi commento riguardo l'alimentazione durante i pasti, evitare di affrontare anche se ci possono essere delle discussioni riguardo il pasto, evitare di affrontarli durante il momento diciamo, del pasto, cercare anzi di spostare l'attenzione del paziente su altro, quindi parlando di tematiche che non riguardano il cibo, cercare anche di non insistere. Se la paziente ha difficoltà a mangiare, dopo i pasti, cercare di passare del tempo con lui, cercando appunto di farlo distrarre e di evitare anche che poi metta in atto dei comportamenti, compensatori. Evitare di essere critico e di fare qualsiasi tipo di commento, anche positivo, rispetto alle forme del corpo, come per esempio capita molto spesso che nel corso del trattamento, quando il paziente sta meglio,
al genitore può venire spontaneo rimandare questo aspetto. Purtroppo dal punto di vista del paziente potrebbe essere valutato in termini negativi e quindi qualsiasi commento anche positivo si può trasformare in una visione negativa e quindi fare attenzione a questi aspetti cercando di rimanere neutrali, quindi non fare né commenti né in positivo né in negativo, ma al massimo rinforzare il paziente sui progressi che sta facendo e sull'impegno che ci sta mettendo. Quindi questi sono i consigli che mi vengono da dare. Ok, e Chiara invece dal punto di vista nutrizionale c'è qualcosa a cui si può fare attenzione, qualche indicazione? Sì, e dare appunto qualche indicazione su come gestire il momento del pasto, che è un momento molto difficoltoso sia per il paziente sia per le persone che vivono assieme a lui. E mi ricordo quanto detto anche dalla dottoressa Tramontano, la prima indicazione, il primo consiglio che mi viene da dare è proprio quello di cercare di non costringere il proprio figlio a consumare quello che ha davanti. Può essere utile fare, diciamo, uno step precedente, ovvero concordare assieme a lui il giorno stesso, prima del pasto, che cosa se la sente di inserire nel pasto e poi nel caso in cui notate alcune difficoltà, rimandargli che sta consumando quanto concordato precedentemente. Un altro consiglio per cercare di aiutarlo durante questo momento è quello di evitare, proprio durante il momento stesso del pasto, argomenti che riguardano il cibo, l'alimentazione, le forme corporee, ma cercare di creare un clima che sia disteso, sereno e anche distraente. Bene, abbiamo una domanda da Daniela. Mamma di Martina di 19 anni, il campanello d'allarme sono stati gli eccessivi allenamenti e quindi diminuzione di peso. Abbiamo iniziato da qualche mese un percorso, ridotti gli allenamenti e accettazione della malattia. Lei sta reagendo bene nel rapporto con il cibo. Io da mamma ho solo tanta paura a lasciarla sola, ma anche non dare fiducia, c'è la paura di ottenere il contrario. Come posso comportarmi? Dare fiducia va bene? Diremmo tutti in coro di sì, giusto, colleghi, colleghe? Direi proprio di sì. Si è parlato un pochino, si è accennato a instillare la speranza, a sostenere la fiducia. Ecco, queste sono veramente dei compagni di viaggio di un trattamento. Non sarà sempre facile, no? Magari ci saranno dei passettini indietro durante il percorso, delle difficoltà o delle scivolate, e quindi potrebbe venire meno durante quei momenti lì, no? La speranza, la fiducia. Quello che è importante è sempre ricordarsi dei passi che sono stati fatti, di quello che è cambiato, no? E quindi, come diceva prima la dottoressa Tramontano, stare più attenti a quello che si è ottenuto piuttosto che stare attenti a quello che ancora si deve ottenere, no? Quindi dare fiducia sempre. Quindi poi passo la parola anche alle mie colleghe se vogliono aggiungere qualcosa. Sì, anche su questo punto sicuramente mi trovo d'accordo. Poi chiaramente può non essere facile, è normale potersi sentire diciamo preoccupati, insomma sono emozioni che penso siano condivisibili in una situazione comunque di una problematica alimentare. Però naturalmente i figli lo sentono, no? Questo tema del ricevere la fiducia, ed è un fattore molto importante. Poi dare fiducia appunto non significa non essere presenti, non essere di supporto, non sostenere, cioè sono due cose che vanno di pari passo. Naturalmente dare fiducia non vuol dire ti lascio da sola con le tue difficoltà, ma so che ce la puoi fare e che puoi gestire questa parte qua. Esatto. E
poi un riferimento invece al momento attuale, no? È appena iniziata l'estate, è esploso il caldo e sappiamo che c'è in questo momento dell'anno una maggiore esposizione del corpo. Quali sono le criticità maggiori e come eventualmente possono essere gestite dai nostri ragazzi, ragazze che soffrono di un problema alimentare? Così diamo anche un rimando su il momento attuale. Ok, provo a rispondere io magari. Allora sì, sicuramente appunto come si diceva durante il periodo estivo in sé per sé implica comunque una maggiore magari andare in vacanza, esporsi ed esporre il proprio corpo anche in spiaggia o comunque in piscina, in ambienti appunto sia conviviali, sociali appunto, e questo può essere un elemento di grande ansia per la persona appunto che effettivamente soffre di questa difficoltà, perché appunto questo potrebbe implicare anche semplicemente una forma di check, cioè appunto di controllo e confronto con i corpi che si trova di fianco o anche semplicemente di controllo di quelle che sono delle proprie di imperfezioni, perché ricordiamo appunto che alla base di quello che noi reputiamo effettivamente un disturbo alimentare vi è un'eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo e quindi un controllo e un'attenzione appunto al proprio corpo affinché il proprio corpo in un certo senso proprio raggiunga quello che è il proprio ideale di bellezza. Quindi essenzialmente si può notare come spesso ragazzi appunto persone che soffrono in generale di problematiche alimentari potrebbero isolarsi in questi casi appunto, oppure potrebbero proprio coprirsi maggiormente per evitare l'esposizione del proprio corpo e quindi l'evitamento anche di condizioni sociali come ad esempio andare in piscina con i propri amici o andare proprio in vacanza anche con i propri familiari. Quindi sicuramente diciamo che un primo punto potrebbe essere quello di poter ragionare insieme su come questi comportamenti, piuttosto che in realtà proteggere la persona, non fanno che aumentare e mantenere quella che è una problematica effettivamente, così come potrebbe esserlo appunto un conteggio calorico oppure anche un semplicemente salire e scendere dalla bilancia o evitare allo stesso tempo di salire sulla bilancia. Diciamo che sono tutte delle facce della stessa medaglia proprio, perché vanno in un certo senso a incentivare sempre di più quelli che sono questa preoccupazione, questi pensieri continui rispetto al proprio peso e al controllo anche a livello alimentare. Esattamente, infatti. E i famosi meccanismi di mantenimento di cui ci aveva parlato la dottoressa Ranzini. Bene. Se non ci sono altre domande, ci avviamo verso la conclusione. Quindi noi con oggi abbiamo concluso appunto questo ciclo di webinar sui falsi miti, alcuni dei falsi miti sui disturbi dell'alimentazione. Vi ringraziamo per aver partecipato all'incontro di questa sera, ringrazio tutte le mie colleghe per essere state qui e per i loro contributi e invito tutti a seguirci sulle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram, il nostro nome è Cliniche Italiane di Psicoterapia e lì potrete trovare tutte le informazioni sugli eventi, gli incontri, le iniziative che abbiamo in progettazione per settembre. Grazie a tutti e una buona serata.